Allora, è sulle note del minuetto di Bach, eseguito da Gabriele Tasillo, un giovane studente del liceo Galanti di Campobasso, liceo musicale. Iniziamo la quarta edizione di Letture a Confronto. Buonasera e benvenuti a tutti. Prima di entrare nel vivo, volevamo fare alcuni ringraziamenti, in particolare il Comune, la Proloco e l'Associazione Culturale Centro Storico, in particolare Cesare, che ci accompagna ogni anno e fa sì che questa idea si concretizzi ogni volta. Detto questo, quest'anno abbiamo diverse novità. Innanzitutto abbiamo già cambiato, come dire, luogo, più che luogo tempo in realtà, perché facciamo di sera. E poi volevamo iniziare con diverse novità, ecco. La prima ce la va a introdurre Angelo a breve. E poi vi invito a seguire la pagina Letture a Confronto, la pagina dove c'è anche la diretta dell'evento di questa sera e degli eventi precedenti. Detto questo, lascio la parola ad Angelo. Sarò brevissimo perché allora questa quarta edizione, purtroppo perché per una persona che non c'è più, la vogliamo dedicare a una persona che non c'è più e che nelle precedenti edizioni è stato sempre presente. Però siccome a me qualcuno di voi sa che piace riportare frasi o aforismi di altri, allora riportando un aforismo di uno scrittore statunitense, il quale dice che le parole sono tutto ciò che abbiamo, perciò è meglio usare quelle giuste. Allora per usare le parole giuste nel ricordare Peppino Prezioso, voglio usare non le mie parole, ma le parole che ha usato il fratello, cioè Silvio, e che secondo me sono quelle giuste. Non ho mai messo un like al post di mio fratello, mai fatto un piccolo cenno alle sue esagerazioni, che nascondevano sempre una punta di verità. Non l'ho mai contraddetto o non approvato le sue manie di fotografare i luoghi di Frosolone. Frosolone che lui ha sempre amato. Ma fin da piccolo con mio fratello ho sempre riso quando si viveva e dormiva insieme nella stessa camera. E fino a un mese fa, quando ritornava dai suoi 3-4 giri per il centro storico di Frosolone e mi raccontava le sue perenigrazioni della giornata, sempre a ridere. Capivo quando amplificava le cose, ma sempre a ridere. Mi mancherà mio fratello, mi mancherà, ma non lo dimenticherò. E ringrazio tutti per la stima e la partecipazione al nostro dolore. Lui amava Frosolone e Frosolone, ho capito, che amava lui. Ciao Peppino. E ora è il momento di un altro omaggio a Peppino con una poesia di Franco Arminio tratta dall'opera L'infinito senza farci caso che leggerà Rossella. Prego Rossella. Vogliamo tutti la stessa cosa, ma non la trova nessuno. Alla fine della giornata bisognerebbe chiedersi: quanta luce ho preso oggi? Quante persone ho abbracciato? Il desiderio bisogna tenerlo vivo con le nostre braccia, attaccare i respiri che vagano nell'aria, dire ai morti di parlare, che noi ancora li ascoltiamo, e dire a chi è solo che avrà il nostro amore anche se già siamo innamorati. Sentire il dovere di abbracciare gli altri, non per quello che piace a noi, ma per quello che piace a loro. Essere amorevoli con tutti e poi infiammarsi per qualcuno. Alla fine della giornata è bello aver creduto a un'ebbrezza sconfinata. E questa era giusto un'introduzione, un pensiero, un piccolo pensiero per una grande persona che ci manca. Adesso lascerò la parola a Gino. E però faccio una breve introduzione. Quest'anno ricorre il 150esimo
anniversario della morte di Alessandro Manzoni. Lo ricordiamo tutti come poeta civile, fautore di quel processo che poi ha portato all'unificazione sia d'Italia ma anche linguistica, quindi sia nazionale che linguistica, e lo vogliamo ricordare a modo nostro, con un intervento di Gino, e poi seguiranno altre celebrazioni in occasione della morte di Manzoni. Vai Gino. Buonasera a tutti. Quando parliamo di Alessandro Manzoni, ovviamente lo ricordiamo quest'anno, come diceva Daniele, per il 150° anniversario della sua morte, avvenuta nel 1873, però inevitabilmente, parlando di Manzoni, dobbiamo parlare della cosiddetta questione della lingua. Solitamente con questa espressione ci si riferisce ad una disputa in ambito letterario per decidere quale lingua adottare sul territorio dello Stato italiano. Questo dibattito iniziò nel 1300 con la pubblicazione del De Vulgare Eloquentia di Dante Alighieri, scritto in lingua latina. Ebbe poi una fase molto più acuta nel 1500, fino a vivere poi un periodo altalenante, fino a quando si arriva all'epoca di Alessandro Manzoni, con il quale si ebbe una svolta epocale sotto questo punto di vista. Infatti egli affrontò la questione della lingua italiana in un primo tempo soltanto per ragioni artistiche e religiose, e in un secondo momento anche per ragioni civili e patriottiche. Non a caso Manzoni viene considerato il padre della lingua italiana e allo stesso tempo uno dei fautori dell'Unità d'Italia. Padre della lingua italiana perché? Perché riprende il dialetto toscano, più precisamente il dialetto fiorentino, e avvia un processo di unificazione con il quale si andrà a formare la lingua italiana. Per quanto riguarda invece la definizione di fautore dell'Unità d'Italia, perché nella poesia Marzo 1821 riprende tutti questi valori da un punto di vista civile e patriottico, proprio perché già immaginava l'Italia come un paese che avesse un'unica lingua, un'unica religione, un unico esercito e tutto ciò che rende una nazione unita. Precisamente dal punto di vista artistico e religioso, la questione della lingua viene analizzata all'interno dell'opera principale di Alessandro Manzoni, che sono I Promessi Sposi, e proprio nel mentre Manzoni stava scrivendo questo romanzo si pone il problema della lingua, perché aveva bisogno appunto di una lingua che fosse in armonia con la sua poetica, che faceva dell'opera d'arte un mezzo di elevazione morale e di insegnamento dei valori della cristianità, diciamo, tra la gente. E quindi era necessario introdurre una lingua che fosse chiara, semplice e quindi accessibile a tutti, in poche parole una lingua popolare. Ma in che modo arriva a questo processo? Innanzitutto Manzoni che cosa fa? Mette a confronto gli italiani con gli altri popoli, in modo particolare con la Spagna, la Francia e l'Inghilterra, notando come in questi paesi la lingua scritta fosse molto simile alla lingua parlata, mentre in Italia possiamo dire che c'era un vero e proprio abisso tra la lingua scritta e quella parlata. Manzoni infatti, analizzando la lingua italiana, notò come questa fosse molto antiquata, retorica e quindi accessibile soltanto alle persone più colte, lasciando invece poco spazio alle persone meno acculturate. Quindi le persone, gli intellettuali, si trovavano sempre di fronte ad un bivio: o erano costrette ad adottare una lingua simile a quella parlata e, per essere più vivaci e moderni, però con il rischio poi di dare un'impronta dialettale alla propria opera e rischiando allo stesso tempo di rinchiudere, diciamo, le proprie opere al proprio territorio di appartenenza, oppure potevano continuare ad adottare la lingua tradizionale
però con il rischio che la propria opera venisse compresa soltanto dalle persone più colte dei vari territori italiani e restando sconosciuta per il resto della popolazione. Quindi era necessaria una svolta e quindi era necessario introdurre una lingua che allo stesso tempo fosse moderna e unitaria. Per essere moderna era necessaria una lingua uguale al parlato, quindi era necessaria una lingua parlata. Per essere unitaria era necessario scegliere e utilizzare come modello una lingua parlata in particolare. Per Manzoni quella più appropriata era il dialetto fiorentino, però non quello utilizzato nelle opere scritte, bensì quello che veniva parlato dalle persone più intelligenti durante le attività della vita quotidiana. Quindi è proprio da questo momento che si dà inizio ad una vera e propria rivoluzione che andrà ad abbattere quelle barriere che per diversi secoli avevano segnato questa dicotomia tra la lingua scritta e quella parlata. Ovviamente Manzoni avviò questo processo in maniera estremamente intelligente e moderata e adottando, diciamo, i canoni del romanticismo fece in modo che questo processo portasse all'introduzione di una lingua facile, accessibile a tutta la popolazione. Ovviamente, nonostante la fondamentale importanza di questo processo, non tutti gli studiosi accolsero positivamente la teoria di Manzoni. Molti la criticarono aspramente. Ci furono poi diversi classicisti, in modo particolare Giosuè Carducci più di tutti, che nell'opera, nella poesia Davanti San Guido, addirittura ironizzò definendo questa teoria di Manzoni come il manzonismo degli stenderelli, perché lo stenderello, diciamo, è una maschera tipica fiorentina, così come lo è Pulcinella per Napoli. Anche gli studiosi moderni allo stesso tempo accolsero con molta ostilità questa teoria di Manzoni, semplicemente perché era vista come un'imposizione di un modello a cui uniformarsi. Però, nonostante le diverse critiche, ormai il processo di unificazione della lingua italiana era ben avviato e quindi era praticamente impossibile tornare indietro. Quindi con il passare del tempo si è arrivati all'unificazione della lingua italiana e di conseguenza il contributo di Manzoni è forte, chiaro e sotto gli occhi di tutti. Adesso, per completare l'intervento, Rossella ci leggerà marzo 1821. Grazie. Soffermati sull'arida sponda, volti i guardi al varcato Ticino, tutti assorti nel nuovo destino, certi in cor dell'antica virtù, han giurato. Non fia che quest'onda scorra più tra due rive straniere, non fia loco ove sorgan barriere tra l'Italia e l'Italia, mai più. L'han giurato, altri forti a quel giuro rispondean da fraterne contrade, affilando nell'ombra le spade che or levate scintillano al sol. Già le destre hanno stretto le destre, già le sacre parole son porte, o compagni sul letto di morte, o fratelli sul libero suol. Chi potrà della Gemina d'ora, della Bormida Altanaro sposa, del Ticino e dell'Orba selvosa scerner l'onde confuse nel Po? Chi stornargli del rapido Mella e dell'olio le miste correnti? Chi ritogliergli i mille torrenti che la foce dell'Adda versò? Quello ancora una gente risorta potrà scindere in volghi spregiati e al ritroso degli anni e dei fati risospingerla ai prischi dolor. Una gente che libera tutta, o fia serva tra l'Alpe ed il mare, una d'arme, di lingua, d'altare, di memorie, di sangue e di cor. Con quel volto sfidato e dimesso, con quel guardo atterrato ed incerto, con che scassi un mendico sofferto
per mercede nel suolo stranier, star doveva in sua terra il lombardo. L'altrui voglia era legge per lui, il suo fato un segreto d'altrui, la sua parte servire e tacer. O stranieri, nel proprio retaggio torna Italia e il suo suolo riprende. O stranieri, strappate le tende da una terra che madre non v'è. Non vedete che tutta si scuote dal cenisio alla balza di Scilla? Non sentite che infida vacilla sotto il peso dei barbari piedi? O stranieri, sui vostri stendardi sta l'obbrobrio d'un giuro tradito. Un giudizio da voi proferito v'accompagna all'iniqua tenzone. Voi che a stormo gridaste in quei giorni, Dio rigetta la forza straniera. Ogni gente sia libera e pera della spada l'iniqua ragione. Se la terra ove oppressi gemeste preme i corpi dei vostri oppressori, se la faccia de strani signori tanto amara vi parve in quei dì, chi v'ha detto che sterile, eterno saria il lutto dell'Italia genti? Chi v'ha detto che ai nostri lamenti saria sordo quel Dio che v'udì? Sì, quel Dio che nell'onda vermiglia chiuse il rio che inseguiva Israele, quel che in pugno alla maschia Giaele pose il maglio ed il colpo guidò, quel che è padre di tutte le genti, che non disse al germano giammai va, raccogli ove arato non hai, spiega lugne, l'Italia ti do. Cara Italia, dovunque il dolente grido uscì del tuo lungo servaggio, dove ancor dell'umano lignaggio ogni speme deserta non è, dove già libertà è fiorita, dove ancor nel segreto matura, dove a lacrime un'alta sventura, non c'è cor che non batta per te. Quante volte sull'Alpe spiasti l'apparir d'un amico stendardo, quante volte intendesti lo sguardo nei deserti del duplice mar. Ecco al fin dal tuo seno sboccati, stretti intorno a tuoi santi colori, forti, armati dei propri dolori, i tuoi figli sono sorti a pugnar. Oggi, o forti, sui volti baleni il furor delle menti segrete, per l'Italia si pugna, vincete, il suo fato sui brandi vi sta. O risorta per voi la vedremo al convito dei popoli assisa, o più serva, più vil, più derisa, sotto l'orrida verga sarà. O giornate del nostro riscatto, o dolente per sempre colui che da lunge, dal labbro d'altrui, come un uomo straniero le udrà, che a suoi figli, narrandole un giorno, dovrà dir sospirando, io non c'era, che la santa vittrice bandiera, salutata quel dì, non avrà. I versi di Manzoni riecheggiano ancora oggi nelle nostre menti, nei nostri cuori, e che dire, ci resta solo che ammirare, apprezzare. Ora abbiamo il secondo intervento musicale di Gabriele con il concerto in sol maggiore di Vivaldi, giusto? Mm-hmm.
Ed è dopo questa splendida esecuzione di Gabriele che chiudiamo la prima parte e ci avviamo nel cuore dell'evento. Iniziamo con il primo lettore e alla sua prima partecipazione a lettura a confronto, però diciamo non è sconosciuto al pubblico frosolonese. Chi lo conosce come maestro coltellinaio, chi lo conosce invece come attore performer per le performance appunto che ha fatto in occasione del Dante D della Divina Commedia, leggendo alcuni passi, alcuni canti, scusate, sto parlando di Feliciano Piscitelli, che questa sera anche lui ci parlerà di Alessandro Manzoni, però in un'altra veste, nella veste religiosa. E lo vedo già pronto, Feliciano, quando vuoi. Buonasera a tutti. Allora, il testo che io ho scelto per questo evento è un inno sacro scritto da Manzoni, il secondo inno sacro, che è Il nome di Maria. Un inno sacro è stato composto tra il novembre del 1812 e l'aprile del 1813. Il secondo inno sacro, dicevo, di una raccolta a cui appartengono anche la Resurrezione, il Natale, la Passione e la Pentecoste. Si incentra tutto sul culto alla Madonna. Il componimento inizia ricordando il presagio della Divina Maternità fatta da Elisabetta a Maria, che era andata a visitarla, riportata anche in un passo del Vangelo di Luca. Di qui si avvia la serie delle lodi al nome della Madonna, che celebrano i valori legati al culto mariano, quel nome che per i cristiani significa Madre di Dio e che per i è salutato con devozione su tutta la terra. Per quel nome suonano 3 volte al giorno le campane e quel nome invoca a chi ha paura e chiede aiuto, come un bambino nell'oscurità, un navigante in mezzo alla tempesta, un'umile e povera donna piangente. Della Vergine viene evocata l'immagine materna, di madre che ha sofferto e che intercede misericordiosa a consolare i dolori umani, sia dei ricchi che dei poveri. Ma viene anche lumeggiata l'immagine biblica di terribile potenza. Poi, in chiusura del componimento, il poeta invita il popolo ebreo a unirsi a quello cristiano nella celebrazione del nome di Maria, la quale appartiene alla stirpe di Israele. Ho scelto questo inno sacro per la mia devozione alla figura della Madonna, ma anche per la devozione che il popolo frosolonese nutriva e ha nutrito in passato nei confronti della nostra Mamma Celeste. Testimoni sono i tanti aggettivi sotto il quale è venerata. Ed è celebrato il nome di Maria. Tacita un giorno a non so qual pendice salì ad un fabbro Nazaren la sposa. Salia non vista la magion felice d'una pregnante annosa. E detto salve a lei, che in reverente accoglienza onorò l'inaspettata, Dio lodando sclamò: tutte le genti mi chiameran beata. Con che scherno udito avria i lontani presagi allor l'età superba? O tardo nostro consiglio, o degli intenti umani antiveder bugiardo? Noi testimoni che alla tua parola obbediente l'avvenir risponde, noi serbate all'amor, nate alla scuola delle celesti cose, noi sappiamo, o Maria, che solo attenne l'alta promessa che da te s'udia, ei che in cor la ti pose, a noi solenne il nome tuo Maria. A noi, Madre di Dio, quel nome suona. Salve, beata, che s'agguaglia adesso,
qua fu mai nome di mortal persona o che gli venne appresso? Salve beata, in quale età scortese quel sì caro a ridir nome si tacque? In qual del padre il figlio non l'apprese? Quai monti mai, quali acque non l'udiro invocar? La terra antica non porta solo i templi tuoi, ma quella che il genovese divinò, nutrica i tuoi cultori anch'ella. In che lande selvagge, oltre a quei mari, di sì barbaro nome fior si coglie, che non conosca dei tuoi miti altari le benedette soglie. O Vergine, o Signora, o tutta santa, che bei nomi ti serba ogni loquela, più d'un popol superbo esser si vanta in tua gentil tutela. Te, quando sorge e quando cade il die, e quando il sole a mezzo corso il parte, saluta il bronzo che le turbe pie invita ad onorarte. Nella paura della veglia bruna, te noma il fanciulletto e a te tremante quando ingrossa ruggendo la fortuna ricorre il navigante. La femminetta nel tuo sen regale la sua pregiata lacrima depone e a te beata della sua immortale alma gli affanni espone. A te che i preghi ascolti e le querele, non come solo il mondo, non degli imi e dei grandi il dolor del suo crudele discernimento estimi. Tu, pur beata, un di provasti il pianto, né il diverrà che d'oblianza il copra, anche ogni giorno se ne parla e tanto secol vi corse sopra, anche ogni giorno se ne parla e plora in mille parti d'ogni tuo contento, te con la terra si rallegra ancora come di fresco evento. Tanto d'ogni laudato esser la prima di Dio la madre ancor qua giù dovea, tanto piacque al Signor di porre in cima questa fanciulla ebrea. O prole di Israello, o nell'estremo caduta, o da sì lunga ira contrita, non è costei che in onor tanto avete di vostra gente uscita? Non è David il ceppo suo? Con lei era il pensier dei vostri antiqui vati, quando annunziarono i virginal trofei sopra l'infernale alzati. De, a lei volgete finalmente i preghi, che la vi salvi, ella che salva i suoi, e non sia gente né tribù che neghi lieta a cantar con noi. Salve o degnata del secondo nome, o rosa o stella ai periglianti scampo, inclita come il sol, terribile come oste schierata in campo. Grazie Feliciano, ci hai fatto rimanere senza parole, senza applauso, almeno all'inizio. Il secondo lettore, anche lui, per la prima volta, lettura a confronto. Prego Giuseppe. Buonasera, ovviamente dopo il sacro di Feliciano viene il profano. Io ho scelto... Vabbè Angelo, lo tengo in mano anche perché la stigmatica sono astigmatico. Ah, per Chloe, vabbè. Il mio, diciamo, la mia lettura vuole essere un omaggio invece a un grande, secondo me, scrittore molisano, forse uno dei più anche conosciuti, che è Francesco Iovine. Lui nato nel 1902 a Guardialfiera e morto a Roma nel 1950, quindi a 48 anni. Lui ha fatto diverse pubblicazioni e quindi io sono un collezionista soprattutto delle sue prime edizioni, infatti questo capitolo che leggerò è tratto dal libro Il pastore sepolto di Tumminelli Editore, questa è la prima edizione del 1945, quindi spero di non perdere le pagine, era intonso però a furia di leggerlo le pagine si sono staccate. Si intitola La festa eterna. Tra il giugno e il luglio,
a 3 mesi di distanza dal suo ritorno dall'America, ancora durava la leggenda della ricchezza di Flaminio Grande. E invece, il povero calzolaio, dopo lunga esitazione, avrebbe dovuto riprendere in mano la lesina. Metteva pezzi, tacchi e bullette alle scarpe dei contadini per guadagnare i pochi soldi che gli occorrevano per vivere. Ma era un lavoro sgradevole. Lo faceva ormai nell'interno della casa prima che il sole nascesse o dopo il tramonto, con una furia e un'ostilità che l'abitudine non valevano a mitigare. Durante il giorno andava girovagando per la terra, partecipando agli intrighi e alle lotte del paese. Tra i due partiti aveva scelto quello del canonico Bellaroba. Il prete gli piaceva per la sua giovanità, per lo spirito fazioso che tanto rassomigliava al suo, e Flaminio contribuiva con notevole estro alla lotta contro quelli della parte avversa. Così la sua popolarità si accrebbe e riusciva a far circolo quando compariva in strada. Avvicinandosi le feste estive di San Gaudenzio, occorreva nominare una deputazione per i festeggiamenti. Ci fu lotta subdola, ma non per questo meno violenta. Prevalse il Bellaroba. Dalla sua parte riuscì a trascinare tutto il capitolo. A un prete dissidente furono misteriosamente rubati, a titolo di avvertimento, 12 agnelli. Dovette arrendersi per amore del gregge. Così Flaminio fu nominato della commissione delle feste e non tardò a mostrare in seno al consesso uno spirito di iniziativa, di decisione, insospettato in lui. Dopo qualche giorno gli altri componenti furono addirittura sbalorditi dall'inventiva del calzolaio. La festa di San Gaudenzio si annunziava di una solennità mai vista. Flaminio aveva un facile sopravvento sugli altri e, conquistata la fiducia, si mise all'opera. Scrisse, inviò corrieri, parlamentò con capi banda, fuochisti, giocatori di 24, padroni di orsi da zanti. Corse la voce, per i villaggi che da guardia alfiera vanno alla piana del Tavoliere, che per San Gaudenzio ci sarebbe stata festa grande. Quelli che tornavano dal pellegrinaggio di San Michele del Gargano, carichi di carrube e di cerri di Sicilia, parlavano di bande pugliesi che avevano trombe da far tremare i vetri. L'immaginazione di Flaminio era messa in moto dalle voci. Si vedeva ancora una volta circondato, adulato, esaltato. Il giorno della vigilia, la prima ad arrivare fu la musichetta di palata. 2 flauti, un clarino, un basso, una cornetta e un tamburo. In mancanza di concorrenti, la sminfa si sfogò fin dal mattino a ballabili, marce, scombinati pezzi d'opera. Da porte e finestre si affacciavano le ragazze vestite, ancora con i soliti abiti, ma con aria festiva. Si richiamavano comunicandosi programmi di divertimento per i giorni seguenti con voce gaia che preludeva i canti della processione del santo. Il giorno seguente spuntò un sole gagliardo in un cielo purissimo. Durante la notte erano arrivate le bande, i fuochisti, i giocolieri, le sonnambule, i gelatai, i pagliacci, l'angelo per la calata dal cielo e Satanasso in una cassetta comune. Quando il sole nacque dietro Tremiti, il confuso rumore notturno esplose. Furono squille di trombe, pianto di clarini, rimbombo di mortaretti. Bioccoli di fumo cenerino inghirlandavano l'orizzonte, ma i raggi del sole li dissolvevano rapidamente. Il popolo, destato all'improvviso, si riversò nelle vie. Quante erano le bande? Neppure Flaminio era in grado di dirlo, né sapeva se tutte fossero state invitate da lui. Nell'ebbrezza quello colse, non era in grado di collegare quello che aveva scritto, promesso e pattuito. Gli piaceva che ogni strada, ogni vincolo, ogni angolo della terra avesse la sua banda e il suo fuoco. Incominciarono ad arrivare i forestieri, arrivarono compagnie di pellegrino come non ne venivano da 3 secoli. L'ultimo miracolo di San Gaudenzio si era verificato, diceva Bellaroba, nel 1608, 3 secoli esatti. Forse il santo avrebbe ricominciato a miracolare. Uno della compagnia di Campomarino volle fare a lingua per terra tutto il cammino dalla porta all'altare, evidentemente un voto, ma non gli fu chiesto quale, di modo che, visto che nessuno si occupava di lui, arrivato a metà smise e il resto del cammino lo fece in piedi. Anche nel pomeriggio continuarono ad arrivare i suonatori, solati e fuochisti. Chiedevano a Flaminio: possiamo suonare? Suonate. Possiamo sparare? Sparate. E suonavano e sparavano. La gente era per le strade, tutti a bere e mangiare e godersi lo spettacolo. Le sonnambule predicevano l'avventura, l'orso ballava, i giocatori di 24 tentavano di imbrogliare tutti,
ma i contadini avevano una fortuna miracolosa e li svaligiavano. Durò fino a sera, erano tutti ubriachi, le donne avevano gli occhi cerchiati dalla stanchezza. Flaminio fu trovato a mezzanotte addormentato sui gradini della chiesa, aveva il sonno di un bimbo felice. Quando tutti i suonatori, i fuochisti, furono intorno a lui e lo svegliarono per pretendere il pagamento di quanto era loro dovuto, si ebbero per risposta uno sberleffo. Quelli insistettero, allora Flaminio si alzò barcollando, si rivoltò le tasche e poi ricadde sui gradini. Si riaddormentò subito col lungo naso puntato verso la luna nascente. Al mattino, la voce cosa durante la notte che Flaminio non aveva più un soldo, ebbe conferma. Le bande e i fuochisti che non attendevano che il compenso per partire, non sapevano che fare. Incominciarono le proteste, gli urli. Flaminio fu accusato in tutti i dialetti della Capitanata e dell'Abruzzo Citra di essere un ladro, un imbroglione. Tirasse fuori i marenghi americani, pagasse in ogni modo. Ma Flaminio non aveva più veramente un soldo. Quei pochi che avevano raccolti nelle queste erano già andati. Ma i creditori non intendevano ragioni, così senza un soldo non potevano andarsene. Qualcuno propose il ricorso con procedura d'urgente alla giustizia. Ma un fuochista di Morrone, magro come una cavalletta, disse che se Flaminio non poteva pagare era il popolo di Guardialfiera e si era goduto la festa che doveva fare le spese. Gli doveva essere venuta un'idea molto furba perché, tra i fuochisti e capibande e giocolieri, corse un bisbiglio misterioso. Si stavano evidentemente concertando intorno a qualche cosa di molto importante. L'accordo fu immediato. I bandisti e gli altri sciamarono verso le casse già chiuse per la partenza e ripresero gli strumenti, i fuochisti le bombe. A un segno conveduto, tutti ricominciarono a suonare e a sparare. Quei di Guardialfiera, gente furba e godereccia come sempre furono, riportarono nelle stalle gli asini già carichi degli strumenti da lavoro e pensarono che fosse più gradevole godersi quella festa a dispetto. Le donne si fecero alle finestre, compresero, riaprirono le cassapanche, si rimisero gli ori e le vesti di seta e scesero nelle strade. Verso le 10 la festa aveva ripreso con un vigore mai visto. Considerato che non c'erano in programma messi e processione, verso le 11, avendo la bandarella di palata accennato un ritmo di tarantella, due coppie che avevano il fremito delle ginocchia si misero a ballare. Ma più tardi il decano del capitolo, famoso per la prudenza e l'avvedutezza dei suoi consigli, fece osservare che era un vero peccato che tanta musica e tanti spari andassero miseramente sciupate, con tanti santi che avevano nelle nicchie e che da tempo immemorabile non avevano avuto una processione con musica. Il Berarobaro colse l'idea e propose di onorare Sant'Onofrio, ingiustamente dimenticato, mentre tutti i reverendi amici lo sapevano, nella pestilenza del 1837 aveva fatto almeno 10 miracoli. Furono suonate le campane a distesa e raccolto il popolo in chiesa, il Bellaroba annunziò dal pulpito l'opportunità di utilizzare la curiosa circostanza per i fini della fede. Sant'Onofrio uscì dalla nicchia, fu spolverato rapidamente e messo al posto d'onore davanti all'altare. Era un vecchierello piccolo e barbuto intristito dalla lunga solitudine e due tarli gli avevano inciso ai lati della bocca un'espressione delusa. La processione fu allegrissima, era una cosa nuova, inaspettata e per questo più bizzarra e gaia. Si rimise mano al vino, i bandisti bevvero e mangiarono, ma continuarono a suonare. Nel pomeriggio, mentre le bande continuavano a suonare inutilmente, i guardiesi cominciavano ad irritarsi di questa inutilità. Corse voce che un contadino era morto. Le bande attaccarono la marcia funebre e si diressero verso la casa del defunto. Qui trovarono che la notizia non era vera, l'uomo stava sì malissimo, ma non era morto. Sul tardi, quello stesso giorno, ci fu una nascita. A mezzanotte corsa voce che una vecchia semiparalitica che viveva sola fosse spirata da due giorni all'insaputa di tutti. Accorsero le bande, ma la vecchia, forse avvertita da qualcuno, era alla finestra con la testa fasciata di bianco, al lume della luna pareva di gesso. Era tardi, tutti erano molto stanchi, la gente se ne andò a letto. I suonatori dopo un'ora o due di sonno si concertarono e a turno ripresero a suonare. Nessuno poteva dormire, i vecchi svegli battevano il tempo con i polpastrelli sui capezzali di legno. Ma quella stessa notte il cielo, limpido e quieto fino allora, andò ricombrandosi di un velo leggero. Le stelle divennero trepidanti. Poi, dal mare, giunse il Favonio, lambì le colline di Monte Peloso, fiatò basso sulla terra arida e fece serrosciare le messi mature. All'alba, come per una misteriosa intesa, tutte le falci furono spiccate dall'arpione, le pelli di capra furono unte nell'incerta luce, tutti, silenziosamente, partirono per i campi. Grazie.
E ora un altro intermezzo musicale con Gabriele, questa volta suonerà un brano dei Coldplay, un brano più moderno, Viva la vita. Vai Gabriele. Avanti da, questa è la quarta edizione ovviamente, tra le tante festività che occupano le serate frosolonese, vuole in un certo senso motivare alla lettura, incentivare alla lettura, appassionare alla lettura tramite queste letture, queste discussioni, queste serate. Una delle novità di quest'anno è che la Proloco ci ha finanziato, diciamo, ci ha regalato due libri che noi adesso regaleremo, quindi è anche questo un modo per aiutare tutti quanti noi a leggere di più. Adesso come lo scegliamo, chi prende questi libri? Se tra di voi c'è qualcuno che fa il compleanno oggi? O che lo fa domani? O che lo fa dopodomani? Eccolo là. Allora, vieni. Quando lo fai il compleanno? 20 agosto, quindi domenica fai il compleanno, vieni. Vabbè, ovviamente dopo vedremo la carta d'identità, chi sei? Il marito di Carmen, il marito di Carmen di Mario. Va bene, quindi 20 agosto fai il compleanno, qui ci sono due libri veramente molto belli. Vuoi scegliere tu o scelgo io? Scegli tu, vai. Allora. Scelgo io e scelgo questo, che come ti chiami? Giancarlo di? Iselle. Grazie Giancarlo. Grazie a te. Allora, il libro che ha vinto Giancarlo, aprilo così, spendo due parole, aprilo prima, se no ti tolgo la sorpresa. Allora, il libro che ha vinto Giancarlo è un libro scritto da Maria Grazia Calandrone ed è stato pure un finalista del Premio Strega. Il Premio Strega è il premio letterario più importante che c'è in Italia. E tra l'altro Maria Grazia Calandrone, i genitori, ha una storia molto particolare. Questo è un libro autobiografico, un libro veramente molto bello. È nata a Milano, però i genitori
sono molisani, sono di Palata. La mamma nel 1958 è stata costretta a sposare un ragazzo del posto di Palata contro il suo volere, un uomo violento, un uomo volgare, un uomo dispotico, e questa ragazza viveva male questo matrimonio. Che cosa è successo? È successo che ha tradito il marito con il ragazzo che lei amava, sempre di Palata. Però a quel tempo l'adulterio era un reato penale, e pensate che il marito, diciamo il secondo marito per capirci, che era un imprenditore, un piccolo imprenditore del posto, ha perso tutte le commesse che aveva e ha dovuto ricominciare come muratore. Hanno avuto questa bambina, però siccome non lavoravano, erano perseguitati dalla legge, sono scappati. Sono scappati, e che cosa hanno fatto? Pensate, a Roma hanno messo questa bambina sulle sponde del Tevere. Si sono nascosti, è arrivato questa bambina, è stata vista da una famiglia, da un certo Giacomo Calandrone, che tra l'altro era un deputato. Hanno raccolto questa bambina e loro si sono suicidati, tutti e due. E questa bambina, Maria Grazia Calandrone, quindi è cresciuta in questa famiglia. Giacomo Calandrone era il padre, era un deputato, e la mamma, è vissuta a Milano. Poi lei è diventata giornalista, scrittrice, autrice Rai, e ha scoperto questa storia e l'ha raccontata. È tornata a Palata, negli archivi, ha raccontato questa storia, una storia molto bella, molto intima. Quindi questo libro è stato finalista al Premio Strega, è veramente molto bello. Grazie Giancarlo. Passiamo al terzo lettore, è un abitué, però ce lo dobbiamo tenere perché è molto bravo. Silvio. Grazie a tutti, buonasera. Grazie Angelo per tutte le cose che hai detto. Allora, questo scrittore di cui io parlerò è un americano, si chiama Selby Junior. Ha scritto un libro, questo libro, che si chiama Il canto della neve silenziosa. E io credo che non ci sia un modo più dolce, più pagabilmente esatto per descrivere il male oscuro. È un racconto perfetto a modo suo. Praticamente è la storia di un uomo che è stato ricoverato in una clinica dove si è curato per un esaurimento nervoso. È tornato poi a casa convalescente, il dramma di quando si torna a casa, e c'è tutta la storia di quel male, di quel tipo di male. Ascoltate. Aveva parlato con tutti lì all'ospedale, aveva passato ore col dottor Richter, eppure ancora non sapeva cos'era che non andava in lui. Ma che caspita significava un esaurimento nervoso? Cosa significava riposo? Cos'era quel riposo? Sarebbe stato questo a farlo ristabilire, ma ristabilire da cosa? Oddio, bisognava che venisse fuori da tutto questo. Se poi pensava alla moglie e ai figli, era invaso da tale tristezza che gli veniva voglia di piangere. E perché piangere poi? Cosa c'era da piangere dopo tutto? Lui amava loro e loro amavano lui. Cosa c'era da piangere? Nessuno stava morendo. Perché dunque piangere? O forse stava morendo lui? Esistevano per caso dei tipi di morte che lui, di cui lui non sapeva niente? Esistevano per caso dei tipi di morte? Esistevano. Ma era possibile andare avanti così per sempre? Ma è possibile allora lottare contro il male oscuro? Bene, adesso io vi racconterò proprio la storia di questo bel libro, Il canto della neve silenziosa. Ascoltate. Non ha il nome, il protagonista non ha un nome, è un uomo che ha una famiglia, due figli, una moglie, è tornato a casa da una clinica dove è stato curato per un esaurimento nervoso, convalescente. Si sveglia una mattina, non sa che ora è, non sa che cosa sta facendo, non sa se ha suonato la sveglia. Le pillole, prende le pillole perché è malato. Lui non sente più niente, non capisce più niente, vede soltanto una luce attraverso la persiana, vede una luce e dice ma forse avrà nevicato, non so, forse, non lo so. Ieri la televisione aveva detto che nevicava. E allora vicino a lui, accanto a lui c'è la moglie che sta dormendo e lui pensa,
subito l'autore inchioda questo tipo di malattia. Pensa, adesso io mi giro e vorrei toccare mia moglie, però non ci riesco. Perché non ci riesco? Forse saranno le pillole, ma io non sto bene, io lo so che sono malato, non sto bene, saranno le pillole. Però io vorrei toccarla, mia moglie. Vorrei vedere, vorrei toccarla, e poi, una volta che l'ho toccata, ma poi che devo dire? Mia moglie magari si sveglia, mi dice delle cose. Io devo dire delle frasi d'amore a mia moglie, ma non ci riesco, non ci riesco. Saranno sicuramente le pillole. E quindi che fa? Si gira dall'altra parte, sveglio, e aspetta che suoni la sveglia. La sveglia suona, suona, e la moglie si alza, e molto lentamente, senza far rumore, si alza. E questa è una cosa che a lui crea orrore. Dice, ma io sono sveglio, ma perché mia moglie fa piano, tutto piano, poi dice ai bimbi, non fate casino perché papà sta dormendo. E lui, è una cosa che a lui crea talmente orrore, dice, madonna, ma come devo fare? Io sono sveglio, io sto vivendo una vita da sveglio, una vita che non è una vita, come devo fare? Bene, adesso poi a un certo punto la forza per svegliarsi la trova e entra in cucina dopo essere andato in bagno a lavarsi velocemente. Entra in cucina, c'è la moglie che sta preparando la colazione con infinita cura, fa colazione, poi si mette il cappottone perché sta nevicando e dice, vabbè, io vado a farmi la passeggiata. Sai, i medici gli avevano detto, tu tutte le mattine devi fare una passeggiata. Un miglio ad andare e un miglio a tornare, 2 miglia al giorno, questa era la sua cura. E allora la moglie dice, ma guarda, forse non è il caso di andare a fare la passeggiata perché sta nevicando, ancora sta nevicando, non andare, può essere pericoloso, ma per favore, lasciami fare la passeggiata. Allora, mentre si trova sulla soglia della porta, arriva la moglie e lo bacia. Lui rimane di marmo, indirizzito, fermo, fisso. Imbarazzatissimo, lui non riesce a ricambiare il bacio, dice, non ci riesco, come mai, sta fermo, apre la porta e scappa, va via. A questo punto Selby fa una cosa molto bella, pensate, tutto il racconto è incentrato su questa, sulla testa di lui, lui è il personaggio principale. Questa telecamera che inquadra lui, adesso a un certo punto lui è uscito e la telecamera inquadra la moglie che sta in cucina, che c'ha una spugnetta, sapete, queste pagliette, e sta lavando una pentola e fa la moglie, oddio, mi hanno detto i medici che devo aspettare, ma io non so se posso aspettare, però lui col tempo guarirà, ma io non so se avrò la pazienza di aspettare, non so. E intanto con furia rabbiosa pulisce questa pentola. Stop, fine della scena, la telecamera ritorna su di lui. Una scena da grande regista. E adesso qua non si può raccontare, questa cosa si deve leggere, che succede? Lui sta facendo il primo miglio, ha finito il primo miglio, e ascoltate cosa succede. Si voltò a guardare indietro e captò il proprio movimento attraverso la luce dell'aria grigia e bianca, e insieme sentì quella luce diventare sempre più parte di se stesso, che a sua volta diventava sempre più parte della luce. Allora tutto il suo essere si riempì di indicibile gioia, mentre la luce diventava sempre più viva, sempre più viva. E allora la sentì, agli inizi molto debolmente e tuttavia distintamente, sentì la neve cadere lenta nell'aria. Ogni fiocco con un suono proprio e distinto e non ostacolato nella caduta, così che i suoni di tutti quei fiocchi non mescolavano, né stridevano, ma si fondevano invece in un canto, quello della neve, che lui sapeva che pochi avevano udito. Lui sentiva il canto che gli altri non avevano sentito. Eppure stando dolce, quel canto diventava sempre più forte, mentre lui era sempre assorbito dalla luce, diventava una cosa sola con la luce. E alla fine non ci furono più piedi che lasciassero impronte, né corpo, né occhi che brillassero, ma soltanto luce e suono e gioia pura e eterna. Niente passato, niente futuro, niente. Neppure un presente, unicamente la nuova gioia che non conteneva ricordi di angustie, lotte e sofferenze. Unicamente la nuova gioia, capì che sarebbe potuto restare lì per sempre. Sente il canto della neve silenziosa, quest'uomo sente qualcosa che gli altri non avevano mai sentito, e questa è la bellezza di questo male. Lui sente delle cose che gli altri non potevano sentire, lui le sente. A un certo punto che succede? Finisce, si interrompe questo canto, e lui ha paura, dice, madonna, ma io voglio tornare in questo posto, non posso sentire i bambini, il traffico, no, io voglio tornare in questo posto. Però che succede? Che sta fermo lì sulla neve,
e si accorge che la cosa di cui ha veramente bisogno è quella di tornare a casa. Tornare a casa ai suoi figli e da sua moglie. Tornare a casa con quel canto che gli è rimasto dentro e portarlo dentro la sua famiglia, dai suoi cari, dalle persone che lo volevano bene. Portarlo là dentro. Dice, ormai questo canto è un pezzo di me, io devo portarlo tra i miei cari, tra le mie persone che io amo, che io ho amato. E allora dice, io adesso voglio entrare a casa, voglio andare a casa e aprire la porta e portare questo canto in casa mia. Che fa? Si gira nella neve, ormai è un uomo guarito, lui sa che è guarito e il senso della guarigione lo prova quando pensa, questa cosa è l'ultima frase del racconto. Questa frase molto bella, molto dolce, ma una piccola frase, dice, questa è la certezza della guarigione, dice, io adesso torno a casa, apro la porta e che incontro? Vado incontro a mia moglie, riuscirò a toccarla, ad abbracciarla e finalmente riuscirò a baciarla. Questa volta io ci riesco perché sono guarito, guarito. Il canto della neve silenziosa di Selby, che è anche una dedica molto bella, che dice a mia moglie Susanna che quel canto ha intonato con me. Selby. E ora prepariamoci per il quarto lettore, o meglio la quarta lettrice. È alla sua seconda esperienza, ma giovanissima. L'anno scorso ci ha incantato con un componimento di Gianni Rodari, La luna di Kiev. Quest'anno Chloe Paolucci ci porterà in un altro mondo, in un mondo più delicato, più semplice e con meno pretese. Il mondo degli adolescenti, immagino. Quindi Chloe, prego, puoi avvicinarti al leggio e fare il tuo intervento. Buonasera a tutti, questa è la mia seconda volta qui a Lettura a Confronto ed è sempre un piacere per me poter partecipare per parlare di libri che mi sono particolarmente piaciuti. Quest'anno voglio presentarvi Il libero regno dei ragazzi, un libro scritto nel 2011 da Davide Morosinotto, al momento il mio autore italiano preferito. Davide Morosinotto è uno scrittore, traduttore e giornalista italiano, laureato in scienze della comunicazione. È nato il 17 marzo 1980, uno scrittore quindi giovanissimo, di cui ho letto tante opere e che apprezzo perché tutte le sue storie sono appassionanti ed avventurose e mi coinvolgono tanto. Ha scritto più di 30 libri e mi piace tanto il suo stile perché è chiaro ed invoglia la lettura e ogni volta che leggo un suo libro sono curiosa di conoscere la storia di personaggi, sempre interessanti e vicini a noi ragazzi. Tra i suoi romanzi per ragazzi c'è il rinomato catalogo Walker & Dawn, vincitore del premio Frignano Ragazzi 2016 e del premio Andersen 2017 come miglior libro sopra i 12 anni. È la più grande, che si ispira a una storia vera e parla di una piratessa, esperta di arti marziali, alla conquista dei mari della Cina, che è stato così bello che hanno voluto leggerlo anche i miei genitori. Il libro di cui voglio parlarvi, Il libero regno dei ragazzi, parla di un gruppo di amici, Paolo, Antonio, Laert, Beatrice ed Elena. Paolo vive nel Salento, in una masseria immersa tra gli olivi. Un giorno trova sottoterra un antico baule appartenente ad un suo antenato, il brigante Giovanni, che 150 anni prima aveva dichiarato l'indipendenza della masseria dal neonato Regno d'Italia. Paolo decide di prendere spunto dal suo antenato e insieme ai suoi amici fonda il libero regno dei ragazzi. Per i cinque amici gestire una nazione non è semplice perché bisogna creare un governo, scrivere la Costituzione, organizzare l'esercito e pattugliare i confini. Dopo un po' il regno inizia a coinvolgere anche gli abitanti del paese e arrivano anche i primi nemici, come ad esempio il sindaco Leo Palamà, che vuole impossessarsi della masseria del padre di Paolo. Tra attualità con riferimenti al mondo di internet e del bullismo, insegnamenti come quello che l'unione fa la forza e che le donne hanno gli stessi diritti degli uomini, il libro coinvolge il lettore sin da subito e ci si appassiona a vedere chi avrà la meglio. Ora vi leggo un passo del libro. Paolo tossicchiò, rilesse per l'ultima volta il discorso che avevano preparato per la grande occasione e alla fine esclamò, solennemente,
Nel corso della storia i popoli hanno sempre lottato per liberarsi dalle ingiustizie e dalle oppressioni, ma forse non vi siete accorti di un particolare. Questi popoli erano sempre formati dagli adulti, i grandi. Sono loro che comandano, ci tagliano fuori da tutte le cose importanti con la scusa che noi ragazzi siamo troppo giovani per capire. Ci costringono a fare quello che vogliono, senza spiegarci nemmeno il perché. Ma adesso è il momento di dire basta. L'interno della Pagliara era in penombra, risplendeva a intermittenza di un arcobaleno di luci di Natale. Paolo sorrise e cercò di sembrare disinvolto davanti alla webcam che lo stava riprendendo. Oggi è il 3 giugno 2010 ed è un grande giorno. Noi ragazzi abbiamo deciso di ribellarci al dominio degli adulti per dimostrare che sappiamo cavarcela benissimo da soli. 150 anni fa, un mio antenato volle che queste terre fossero un regno libero e indipendente. Ora io rinnovo questa promessa, dichiaro l'indipendenza dell'antico feudo degli Ulivi, che da questo momento prende il nome di Libero Regno dei Ragazzi. La parte del libro che più mi ha divertito è quando i ragazzi fanno una battaglia di gavettoni contro il sindaco, il loro nemico, perché ricorda molto le battaglie che i miei amici facciamo durante l'estate e ci fanno sempre divertire. Grazie ai miei genitori, al mio compleanno, ho ricevuto una dedica proprio da Moro Sinotto e voglio concludere proprio con una frase che mi ha scritto. Grazie per aver letto, per aver fatto vivere le mie storie e per aver voluto bene i miei personaggi. Continuo a sognare. Questo è anche l'invito che voglio fare ai miei coetanei. Leggete e sognate. Grazie Chloe. Allora, se conosci Moro Sinotto lo invitiamo qua fra qualche anno con tutti i bambini, visto che siete entrati in confidenza. Va bene? Grazie, molto brava. Allora, l'ultimo lettore, poi facciamo il pezzo e ci salutiamo, anche lui un abitué. Prego Lucio. Voglio grazie, buonasera, grazie per la partecipazione. Il libro che ho scelto quest'anno è il libro Spatriati di Mario Desiati. L'ho scelto per due motivi fondamentalmente. Il primo perché racconta tutte, diciamo, le convenzioni, le ipocrisie, i luoghi comuni che riguardano il nostro meridione. In secondo luogo perché è stato il vincitore dell'edizione del Premio Striga del 2021. L'autore Mario Desiati è originario di Martina Franca e ha pubblicato diversi libri, tra cui Libro dell'amore proibito, Mare di zucchero e Candore. Ma attentiamoci meglio nelle pieghe del libro. I personaggi sono Claudia e Francesco soprattutto. Claudia è solitaria, sicura di se stesso, stravagante, si veste da uomo. Francesco invece è frenato da una fede dogmatica ma al tempo stesso incerta. Lei lo provoca rivelandogli che la madre, sua madre e suo padre sono amanti, ma negli occhi di quel ragazzo vede una scintilla, vede un qualcosa che fa scattare un certo, diciamo così, fervore. Da quel momento non si lasciano più. A Claudia tuttavia la provincia sta stretta. Fugge appena può, prima va a Londra, poi a Milano, infine a Berlino. Berlino qui viene descritta come la capitale europea della trasgressione. Francesco resta fermo e scava dentro di sé. Rimandano, diciamo così, rimangono sempre insieme in un gioco simbiotico di allontanamento e rincorsa. Con una scrittura poetica, ma capace di grande tenerezza, Mario Desiati ci racconta tutte le forme che il desiderio assume quando è libero di manifestarsi. E in fondo ci spiega che il sesso non è altro che una delle tante posture inventate dagli esseri umani per rimanere felici. Spatriati è un termine che viene preso direttamente dal dialetto di Martina Franca e sono coloro che vanno via dalla propria terra per un posto nella società per trovare un lavoro, ma non solo, essi sono raminti, balordi, dispersi,
come i protagonisti di questo romanzo, Claudia Fanelli e Francesco Velino. Francesco sarà la voce narrante del romanzo. I due si conoscono a Martina Franca e frequentano lo stesso liceo. Lui si innamora perdutamente di lei, ma hanno una visione completamente diversa del futuro. Claudia vuole lasciare quella terra che lo soffoca, mentre Francesco non la lascia in un primo momento, infatti farà l'agente immobiliare a Martina Franca proprio perché questo luogo placa la sua ansia. Il ritratto che Desiati traccia del nostro meridione è quello di pregiudizi e convenzioni che ancora oggi si ristagna e si propaga. In primo luogo il matrimonio. I genitori di Francesco, Elisa Fortuna e Vincenzo Velino, sono proprio il simbolo di quell'ipocrisia dalla quale i protagonisti cercano di prendere le distanze. Per capire bene questo romanzo, però, bisogna capire l'importanza che viene data ai luoghi. Le città sono personaggi veri e propri. Sin da subito l'autore però ci offre anche gli strumenti necessari per assaporare l'aridità del meridione, soprattutto l'aridità di quella terra che è la Puglia. Ma si narra anche del cielo di Berlino, il cielo Pumbeo, dove i protagonisti vivono in fondo la loro sessualità. Infatti Francesco scoprirà poi a un certo punto di essere omosessuale. Spatriati è basato sulla continua ricerca di se stessi. Tuttavia però c'è un qualcosa che resta un costante punto di riferimento e sono i libri. L'autore riesce ad affascinare con una scrittura evocativa ma è banale e racchiude le vicende in una cornice culturale e temporale resa credibile grazie ai continui riferimenti degli avvenimenti accaduti negli ultimi decenni. Si pensi dopo il 2010 l'ascesa di Nichi Vendola a presidente della Puglia, cattolico e omosessuale, e fornisce così una sorta di bussola per far sì che il lettore non si perda tra le pagine e possa rivedersi nel percorso dei personaggi, perché come recita la quarta di copertina, a volte si leggono romanzi solo per sapere che qualcuno già c'è passato. A tal proposito voglio leggervi un estratto riguardante proprio la frequenza dei due ragazzi nel liceo di Martina Franca. Per Claudia i primi tempi non esistevo, era la più alta della scuola, con i capelli rossi che sfavillavano sul collo, la tonalità delle marasche che i miei nonni avrebbero raccolto in estate per trasformarle in barattoli di confetture granate e amaranto. Gli occhi di un colore diverso l'uno dall'altro, marrone chiaro e verde azzurro. Quegli occhi che qui chiamano di bosco. Aveva ossa sporgenti, zigomi appuntiti, il viso magro e allungato. Durante la ricreazione l'atrio del Tito Livio si svuotava. Gli studenti correvano ad accalcarsi contro il muro per abbeverarsi d'ombra. L'unica al sole era lei. Se qualcuno avesse potuto osservare il quadrato dell'atrio dall'alto, avrebbe visto un deserto d'asfalto con un puntino rosso al centro. Si portava addosso alcuni miei stessi vizi antisociali, si toccava il naso e si arrotolava una ciocca di capelli attorno all'indice. Tra i suoi libri spiccava il cartoncino colorato dei manga di Rumiko Takahashi. Arrivava a scuola ascoltando musica con le cuffie senza curarsi di nessuno. Nel cambio d'ora affilavo matite stando nei suoi paraggi. Chiacchieravamo con insipidi compagni dalle facce squadrate e l'alito di Philip Morris. Un giorno sentì lo squallido interrogatorio al quale era stata sottoposta tra un drappello di usurpatori delle sue attenzioni. Perché stai sola? Perché non fai come gli altri? Intendevano dire. Perché non sei come sei e non sei come noi? Insistevano con aria malefica, la incalzavano e Claudia rispose: è già difficile essere uguale a me, figuriamoci essere uguale agli altri. Facile rifugio, l'amore non corrisposto per le adolescenze solitarie insicure, quelle di chi ancora non sa chi è, e io non sapevo quasi niente di me, e tutto ciò che lo Stato fino ad allora teneva nascosto, terrorizzato che potessero giudicarmi inadatto. Venivo da un'infanzia di oratori, di campagne e squadracce di calcio di periferia.
con allenatori che allungavano le mani e preti con la gamba di legno che si facevano frizionare l'altomonco in sacrestia, mentre nella chiesa vuota i più ribaldi giocavano a pallone usando l'altare come porta. Grazie. L'ultimo brano di Gabriele Cicirinella. Vorrei chiedere una cosa al pubblico, se potete battere le mani a questo tempo. Vai. Bravo Gabriele, anche questa è un'altra bella piacevole scoperta. Bravo. Gabriele D'Asilo veramente è un bravissimo ragazzo, sa giocare a calcio, studia musica, è una persona molto disponibile, molto umile e anche molto preparata. Grazie Gabriele. Dobbiamo regalare un altro libro, adesso ovviamente lo regaleremo a una donna e abbiamo un po' di difficoltà perché per il criterio, per la verità, avevamo pensato di regalarlo alla persona meno giovane, per non dire un'altra cosa, però questa cosa mi mette in difficoltà perché Angiolina, no? Tu sei la meno giovane qua, non lo so, o la cognata, tu sei la meno giovane, sicuro? Vieni, tanto qualcuno lo saprà se è meno giovane di te. 80 anni, oddio, vabbè, liberate, è maschio. Ci sta qualche donna che ha più di 80 anni? No, allora come ti chiami? Filomena Zampini, la sorella di Gino e del dottore. Grazie della tua presenza. Anche questo è un libro molto bello, ha vinto il premio Strega. Ada D'Adamo, che purtroppo è anche deceduta, è una scrittrice abruzzese nata a Ortona nel 1967, ha scritto un libro molto intimo perché praticamente ha partorito un bambino con una grave malformazione al cervello e quindi racconta la sua storia dei controlli, ospedali, difficoltà a capire questa problematica, racconta la sua storia e racconta anche alcune cose positive, se così si può dire, lungo questo percorso. E poi tra l'altro questa Ada D'Adamo, purtroppo nata a Ortona nel 1967, si è anche ammalata e pensate, è morta il 1 aprile del 2023 e a luglio ha vinto il premio Strega. È un altro bel libro, speriamo Filomena che ti possa piacere. Grazie e concludiamo con Daniele e da parte mia grazie della vostra partecipazione, se Dio vuole ci vediamo l'anno prossimo. Allora, velocemente, siamo in dirittura d'arrivo e anche questa edizione è conclusa, ringraziamo i lettori, ringraziamo il pubblico e volevo lasciarvi con un aforisma di Umberto Eco, uno dei maggiori intellettuali italiani di fine Novecento e inizio anni 2000 che ci ha lasciato qualche anno fa. Il suo aforisma recita così: chi non legge a 70 anni avrà vissuto una sola vita, la propria. Chi legge avrà vissuto 5.000 anni. C'era quando Caino uccise Abele, c'era quando Renzo sposò Lucia, c'era quando Leopardi ammirò l'infinito. Insomma, la lettura è un'immortalità al contrario. Grazie a tutti.